Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Sono Antonella ed oggi ci occuperemo di alcuni esempi di prove di competenza linguistica, CELI 3, livello B2. Per l'esattezza, ci occuperemo della prova C. La prova C di questo esame si compone di tre parti. Nella parte C1 vi vengono dati due testi, due brani in cui dovete inserire una sola parola. Nella parte C2 vi vengono fornite delle frasi che voi dovete collegare. Nella parte C3 troverete delle frasi, cinque frasi. Vi viene data una parola in maiuscolo e in base a questa parola e al contesto e al significato della frase, dovete inserire nello spazio un avverbio, un sostantivo, un aggettivo o un verbo. Quando si parla di competenza linguistica, si intende che voi dovete dimostrare di conoscere in maniera sufficiente il sistema linguistico italiano. Quindi dovete conoscere. Dovete sapere usare i tempi e i modi dell'indicativo, del congiuntivo, imperativo, condizionale, infinito presente, gerundio presente, connettivi e via dicendo. Allora, cominciamo. Io adesso qui vi farò degli esempi, vi darò delle frasi e ci soffermeremo anche sul significato di alcune parole. Cominciamo. La, puntini, puntini. Di mio padre è migliore di quella di mia madre. Vi viene data la parola familiare. Quindi cosa vuole dire qui? La famiglia di mio padre è migliore di quella di mia madre. Familiare qui è un sostantivo maschile e femminile. Ad esempio, ho molti familiari in Italia. E quindi familiare qui sta per parente. Familiare ancora può essere aggettivo. Questo posto mi è familiare, quindi è un posto che conosco, è un posto in cui ci sono già stata, ad esempio. Seconda frase. Dopo 12 ore di lavoro nei campi sento una, puntini puntini, infinita. Vi viene data la parola stanco. Stanco. Qui è aggettivo. Dopo 12 ore di lavoro nei campi sento una stanchezza infinita. Stanchezza è un sostantivo femminile. Stanchezza fisica, stanchezza mentale. Ci sono molte parole che terminano in ezza. Ve ne dico alcune. Giovinezza, bellezza, tristezza, saggezza. Terza frase. Ho appena finito di leggere un libro davvero. La parola che mi viene data è intrigare. Ho appena finito di leggere un libro davvero intrigante. Intrigante, participio presente di intrigare. Coinvolgente, quindi, affascinante, attraente. Intrigare è un verbo transitivo e intransitivo. Che vuol dire affascinare, suscitare interesse, suscitare curiosità. Ad esempio, mi intriga quella ragazza, quindi mi incuriosisce, mi coinvolge, mi prende. Intricare, quindi esiste anche questo verbo con la C al posto della G. È usato soprattutto nel sud Italia e vuol dire avviluppare insieme, arruffare, disordinare, ostacolare. Ad esempio, ho i capelli intrigati o intricati. Esiste la forma riflessiva di questo verbo, intrigarsi, che vuol dire intromettersi, impicciarsi, immischiarsi. Luca e Maria si intrigano nelle faccende degli altri. Intrigato, participio passato di intrigare. Ad esempio, si tratta di una situazione intrigata, quindi una situazione complessa. Quarta frase. La, puntini puntini, scolastica dei bambini è
stata molto divertente. Vi viene data la parola recitare. La recita scolastica dei bambini è stata molto divertente. Recita vuol dire spettacolo. Recitare è un verbo transitivo che vuol dire interpretare un'opera teatrale, cinematografica, radiofonica, televisiva. Gli attori recitano, interpretano una parte. Vuol dire anche recitare, leggere a voce alta. Ad esempio, leggere una preghiera, recitare una preghiera. Altri esempi, insegnami a recitare. Ti ho visto recitare a teatro. Ti ho visto quindi come attore recitare una parte a teatro. Smettila di recitare. Questo vuol dire smettila di fare finta, smettila di dire bugie, smettila di fare teatro. Quinta frase. L'anziana signora è stata curata, puntini puntini, dai suoi nipoti. Vi viene fornita la parola amore. Amore è un sostantivo maschile. Tutte le parole che finiscono in ore in italiano sono maschili. Quindi cosa mettiamo al posto dei puntini? L'anziana signora è stata curata amorevolmente dai suoi nipoti. Amorevolmente quindi è avverbio ricavato dalla parola amorevole. Amorevole è un aggettivo femminile e maschile. Ad esempio, Maria è una persona amorevole. Quindi una persona affettuosa, una persona che si occupa degli altri con amore, con affetto. Ok, questo è quanto volevo dirvi per oggi. Continuerò con altri due video, quindi mi occuperò della parte C1 e della parte C2 con degli esempi. E spero che vi sia utile questa lezione. E ancora volevo ringraziarvi perché ultimamente le visualizzazioni sono aumentate, mi fa molto piacere perché questo vuol dire che ciò che faccio piace, è utile. E lasciatemi dei commenti, se vi interessa qualche argomento in particolare in vista degli esami che tra poco andrete a fare, fatemi sapere. Vi saluto adesso, statemi bene e ci vediamo. Ciao!